questo Natale? La speranza di un domani migliore. Radio Dreamonfly ti augura buone feste. Siamo nel pieno del clima natalizio, sono le 15 in punto qui a Radio Dreamonfly. Oggi è lunedì, è il 14 dicembre 2020 e appunto puntualissimi andiamo nelle terre d'Abruzzo perché a quest'ora è il momento di incontrare ormai un personaggio, perché così è diventato il nostro fornitore preferito, prediletto di tartufi di altissima qualità, che è il dottor Di Valentino. Non vuole che lo chiamiamo dottore, però io lo chiamo lo stesso. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Mariella, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, ancora grazie per esserci, grazie. Allora, intanto grazie a voi per averci portato una ventata, ma proprio bella profumata, anche nei nostri studi, perché i vostri tartufi, quella della Regal Truffle, hanno inondato tutta Torino, e con tutta questa iniziativa che è partita, con queste partnership che sono state fatte, una cosa veramente inebriante, se posso usare un termine forse più adatto in questo caso, perché davvero il profumo del tartufo è qualcosa di estatico. Ecco, tutto bene Marco? Come procedono? Tutto benissimo e siamo veramente contenti che lì respirate aria di tartufo delle terre d'Abruzzo. Tra l'altro so che sono arrivati anche i nostri panettoni reali. Sì, e sì, siamo sì, veramente molto contenti. Sì, qualcuno ci ha già qualcuno ci ha già dato un feedback sul tartufo, sul panettone al tartufo, e pare che sia qualcosa di rimani senza fiato, perché è talmente buono, talmente particolare, un sapore che è un aroma che non ti aspetti, che rimani così un po' senza parole, talmente buono. Non si può catalogare. Sì. Tartufo da un panettone da meditazione, così sì, ci piace definirlo. Non è un classico panettone dolce, da meditazione, da condividere con amici in famiglia davanti a un buon bicchiere di vino o un Armagnac del 73 magari. Ecco, diciamo nome e cognome delle cose giuste, mi sembra corretta la questione, esatto, la segnalazione. Allora, con il dottor Di Valentino, vabbè, a parte il fatto che umilmente non gradisci che noi ti chiamiamo dottore, però oggi hai portato un grandissimo esperto di tartufi, è lì insieme a te, ed è il professor Giovanni Pacioni, che è un micologo. Per 43 anni è stato docente di botanica ambientata e applicata e anche una società di consulenza per far crescere i tartufi. Ora, io so che il professor Pacioni non è uno che insomma si presta a tutti i progetti, ma pare che abbia sposato particolarmente con un certo buon cuore proprio il progetto di Regal Truffle. Allora, noi siamo onorati e orgogliosi di avere il professor Pacioni in squadra, perché è una squadra vincente composta da campioni. La prima volta che gli abbiamo illustrato il progetto non ci ha pensato due volte, e come sempre è una questione di energia, a pelle. Sì. Lui ha sposato subito la nostra causa. Io lascerei subito la parola sì, al professore, che tra l'altro è un personaggio autorevole nel mondo del tartufo, ha scritto diversi libri, oltre 27 anni fa i primi sulla tartuficoltura, e adesso ci darà un'impronta più scientifica, certo, su questo argomento, e io non perderei più tempo, gli passerei subito la parola. Bene, professor Pacioni, buon pomeriggio, ben trovato, e per noi è un vero piacere ospitarla all'interno delle nostre trasmissioni, della nostra radio. La prima domanda che le faccio prima di augurarle il buon pomeriggio è: ma davvero il tartufo può crescere ovunque? Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Così come ha posto la domanda, direi no. Ecco. Direi no, nel senso che il tartufo richiede ha delle esigenze ambientali, ecologiche molto particolari, che però si ritrovano un po' in tutto il mondo, sia nell'emisfero boreale che in quello australe. Ecco, questa... Quindi abbiamo già iniziato da anni sì, a coltivarlo anche nell'emisfero australe, a iniziare dalla Nuova Zelanda, Australia, Sudafrica, Sud America, quindi ecco, però dove si incontrano le stesse condizioni, ecco, che diciamo gli permettono di crescere in Europa e negli altri paesi
del nord, dell'emisfero nord, perché si trovano tartufi commestibili anche in Cina, negli Stati Uniti, nel Nord America. Quindi noi invece ovviamente lavoriamo fondamentalmente con i tartufi italiani, che sono i più pregiati, europei sono i più pregiati, e riusciamo a trovare le condizioni idonee per coltivarli anche in altre parti del mondo. Ecco professore, mi scusi, ma il tartufo ha quello che troviamo in tutto il mondo a questo punto? Tutto lo stesso odore, lo stesso profumo, le stesse particolarità, le stesse caratteristiche? No, perché molto dell'odore del tartufo dipende dalla microflora del terreno, che ovviamente colonizza il tartufo. Il tartufo non è un prodotto sterile. Al suo interno vivono miliardi e miliardi di batteri e di funghi, altri funghi lieviti fondamentalmente, sì, che conferiscono odori particolari. Quindi è possibile riconoscere i tartufi delle varie aree del mondo. Ah, addirittura, questa è veramente è affascinante, questa caratteristica. Quindi lei mi dice che il profumo, il sapore, l'odore, insomma anche la forma esterna potrebbe differenziarsi tra un posto da un posto e l'altro? Quello dipende molto dalla struttura del suolo. Se ha un suolo sassoso, breccioso, e un suolo invece più sabbioso, è chiaro che la morfologia del tartufo cambia. Il sabbioso è molto regolare, mentre in un terreno sassoso ovviamente la struttura non è mai sferoidale, ma può avere delle difformità, gibboso. Sì, ma non incide sulla qualità. Non incide sulla qualità. No, sulla qualità no. Però nella qualità rientra anche l'aspetto estetico. Indubbiamente. Ma lei a un certo punto ha incontrato il progetto del dottor Di Benedetto, di Valentino, e ha detto: bene, questo terreno ci può regalare grandi soddisfazioni. È più o meno andata così? Principalmente sono stato attento alla serietà. Abbiamo chiarito molto bene gli aspetti dal punto di vista etico del progetto. Perché nel mondo del tartufo c'è molto di tartufo. Sì. In alcuni paesi tartufo è quasi il sinonimo di tuffa. Sì. Sì, in effetti come si pronuncia. C'è la stessa Francia, truffa. Po'. In Spagna, truffa. Sì. Siamo qua. Però insomma, ho visto che il progetto è un progetto valido, ha una sua dignità e anche una sua etica morale. Esatto. Che io mi sono trovato come utente ad adottare diverse cose. Sì. Che poi però sono rivelate sempre alla fine delle grandi delusioni, perché il prodotto che alla fine si ha è molto molto inferiore a quello che si spende per l'adozione. Invece in questo caso c'è un contratto molto chiaro che dice che la quantità di tartufo in chi adotta la pianta è uguale, è calcolata su un mercato conosciuto dal punto di vista internazionale, sì, per cui uno sa esattamente quello che gli compete alla fine dell'anno. Ecco, professor Baccioni, lei è micologo, quindi per lei i funghi non hanno segreti? È anche docente di... Penso, anche per me c'hanno i segreti. Io lavoro su questo argomento da quasi 50 anni, però è un mondo enorme, infinito, si scoprono sempre cose nuove. Ma se io avessi un terreno in una qualunque zona italiana, adesso non parliamo solo dell'Abruzzo, e la volessi contattare per avere una consulenza e chiederle: professore, ma qui io riuscirei a far crescere dei tartufi? Lei che cosa potrebbe fare? Dire, creare addirittura l'ambiente oppure no? Se c'è di natura c'è, altrimenti no? No. Allora, le premetto che io nel passato sono stato sempre disponibilissimo a consulenze anche a livello internazionale. Sì. Devo dire, anche perché mi fa piacere, che l'ultimo stato in cui sono stato invitato per questo argomento è stata la Corea del Nord. Addirittura.
Sì. Addirittura. 2 anni fa, prima che andassi in pensione. Poi, andando in pensione, mi sto occupando, diciamo, tramite un studio di consulenza. Allora, finora siamo arrivati a coltivare i tartufi al nord oltre il 70° parallelo, quindi stiamo coltivando i tartufi in Finlandia, diciamo, quasi ai confini con la Lapponia. Mamma mia. Abbiamo coltivati su terreni vulcanici. Addirittura. Quindi, innanzitutto bisogna avere un'analisi del suolo, sì, pochissimi parametri, dopodiché si può valutare se vale la pena o no coltivare il tartufo. E deve tenere presente che le specie di tartufi, tutte le specie di tartufi sono eduli. Se però uno ha intenzione di occuparsi di tartuficoltura a scopo commerciale, economico, sì, è chiaro che diciamo, la gamma delle possibilità viene ridotta. Ah, ecco. Però, diciamo, dopo l'analisi del suolo, dopo la visita dell'area, si possono anche fare interventi per modificare la struttura del suolo. Esistono dei margini non molto ampi, però è possibile diciamo, trovare le condizioni o modificare il suolo o le condizioni del suolo per riuscire a produrre tartufi. Sto parlando ovviamente delle specie più validi dal punto di vista economico. Sì. Il tartufo nero pregiato, il tartufo bianco, che tra l'altro comincia a essere coltivabile, ah, già abbiamo risultati positivi sia in Italia questa che è una notizia, Francia, questa è una notizia bellissima. Se uno vuole occuparsi, vuole dedicarsi a questa attività, penso che ci sia la possibilità sempre di trovare una soluzione che ovviamente è garantita, perché io non intendo rovinarmi 50 eh anni di attività con diciamo, consigli sbagliati. Esatto. Quindi, su questo, ovviamente, l'interessato a quelli che sono i probabili rischi di questi interventi, oppure dando delle assicurazioni se questi problemi non esistono. Ecco, io le sto parlando da una regione votata al tartufo, dal Piemonte, ma anche, certo, l'Abruzzo a quanto pare dona questi prodotti meravigliosi. Qual è stata la caratteristica che maggiormente l'ha convinta di Regal Truffle? Di fidarsi di me, una fiducia reciproca. Quindi non solo, ma probabilmente c'era anche una questione ambientale che la favorisse, magari? Certo, rimanendo a livello di Abruzzo è chiaro che non abbiamo problemi, però anche altre regioni italiane, sì, non hanno grandi rischi per la coltivazione del tartufo. Ah, questa è un'altra seconda bella notizia. In Italia si possono trovare e coltivare tartufi ovunque, ovviamente con percentuali diverse. Sì. È chiaro che se uno parla del Piemonte o dell'Abruzzo o dell'Umbria, sì, delle Marche, sì, siamo con altissime percentuali di probabilità. Se cominciamo ad andare in altre zone, le possibilità diminuiscono, non tanto per la disponibilità dei suoli, ma per esempio la mancanza di possibilità di irrigazione, certo, il calore eccessivo delle zone, sì, però alla fine si riescono a trovare ovunque i tartufi. In Italia non c'è regione che non abbia tartufi spontanei. Ah. Spontanei. Siamo veramente in una terra miracolosa, perché ci dona meraviglie. Esiste una sostanziale differenza fra lo chiedo a lei, professore, perché è la persona più adatta. Esiste una sostanziale differenza fra il tartufo pregiato nero e il tartufo bianco? Sì, sono due specie completamente diverse tra di loro, sia come aspetto, ma anche come, diciamo, natura chimica degli odori e delle strutture, diciamo, anatomiche. Ah. Quindi c'è una grande differenza. Il tartufo bianco ha una superficie liscia, sì, di colore giallognolo, l'interno è brunastro, ha un odore molto intenso. Abbiamo isolato oltre 140 componenti di questo odore, figuri un po'. Ci sono alcuni a impatto immediato e altri invece che fanno parte del bouquet, sì, che variano tantissimo con ovviamente la natura del suolo e la presenza del microflora del suolo. Sì. Mentre il tartufo nero ha una superficie esterna nera, dura, formata da piramidi, le strutture verruche piramidali, sì, l'interno è nero,
e ha un odore completamente diverso che assomiglia quasi dolciastro a un profumo intenso che posso dirle può assomigliare a un mosto cotto, una sapa o cognac invecchiato. Che come meraviglia. Passo, quindi, sono poesie per me. Dire che, quello che diciamo, vorrei esprimere è il fatto che i tartufi non è che si può dire il tartufo bianco è migliore del nero, io preferisco sì. Il bianco e preferisco il nero. Ogni tartufo, anche quelli meno pregiati come il Tuber Borchi, il Bianchetto, il Tuber Estivum, sì. Hanno una loro dignità e possibilità di essere utilizzati e valorizzati in gastronomia. Sono sapori diversi. Certo. È come quando si parla della frutta, dici io preferisco la mela, va bene, ma la mela è diversa dall'arancia. Certo. Il mela e l'arancia possono avere due utilizzazioni diverse. Così sono i tartufi, tutti quanti possono essere utilizzati se si riesce a valorizzare e abbinarli correttamente. Un'ultima domanda, così non la trattengo oltre, professore. La scorza esterna del tartufo nero è edibile o bisogna toglierla prima di consumarla? No, edibile, assolutamente edibile. Ah, quindi mangiamo tutto, insomma. Sì, si mangia tutto. Si vendono... In commercio esistono anche le pelature di tartufo, tartufi meno pregiati, sì. Per esempio il Tuber Stivum, sì. Molte preparazioni vengono sbucciati e la parte esterna viene commercializzata a parte. Ah, ecco. Ecco, queste sono tutte cose che noi non sappiamo. Lei ci sta dando delle notizie che penso faranno felici un po' tutti gli estimatori. Come lo possiamo definire? Un tubero il tartufo? No, assolutamente no, al contrario. Ah. Le patate, che sono il simbolo del tubero, sì. Sono state chiamate così perché ovviamente non si conoscevano in Europa sì. Fino verso la metà del Cinquecento, perché assomigliavano al tartufo, esattamente al contrario. Quindi come... il tubero è un ormai si applica soltanto a un fusto modificato. Sì. Quindi la patata è un tubero, il tartufo è il tartufo. È il tartufo, non è nient'altro, non può essere nient'altro. Grande rispetto comunque per questo prodotto della terra, questo prodotto che però richiede moltissima competenza, moltissima cura, moltissima conoscenza, cosa che lei a questo punto ha messo a disposizione anche della Regal Truffel. Io questo lo volevo sottolineare, professore, perché il prodotto che noi andiamo ad assaggiare, a mangiare in questo periodo è proprio il frutto anche della sua consulenza, dei suoi studi. Penso sì, di aver contribuito anch'io sì. Alla valorizzazione del tartufo. certo. Mi fa piacere che il Regal Truffel riesca a valorizzare il tartufo abruzzese che è stato negletto per tantissimo tempo. Pensi che nel Cinquecento era il tartufo più famoso al mondo. Ah. Noi avevamo in Abruzzo un commercio, un'esportazione in Germania e nei paesi del centro Europa sì. Già nel Cinquecento. Ah. E poi povera volta per varie vicende, per la mancata attenzione a questo prodotto che era considerato come qualcosa di secondario, la mancanza di attività economiche commerciali in Abruzzo, l'abbiamo dovuto riscoprire. E adesso mi sa che è la volta buona, come si dice? Noi ce la metteremo tutta. Ma noi ce la stiamo mettendo tutta, anche perché io sono testimone oculare e anche di sapore di quello che è il prodotto che arriva dalla Regal Truffel, perché è fantastico. Poi tutta una linea che è stata creata, ma lì insomma andiamo già nel campo della gastronomia, della culinaria, della grande cucina, insomma, quindi il tartufo, visto che non è un tubero, non è un frutto, non è niente, è il tartufo, io credo che è davvero possiamo considerarlo un re. Sì, senz'altro. Se vuole le passo il proprietario sì. Del re. Sì, sì, certo. Intanto la ringrazio per aver accettato il nostro... A risentirla presto, professore, grazie per essere stato con noi. E allora avete sentito direttamente dal professor Giovanni Pacione, che è micologo, docente di botanica ambientata e applicata, che cos'è esattamente il tartufo e perché è così prezioso. Dottor Di Valentino. Eccomi. Ecco, mamma mia. Ecco.
Certo. Ringrazio il prof per questa piccola lezione magistrale. Ma è bellissima. Giusto per farvi capire veramente che spessore stiamo sì, parlando. Veramente siamo bella. Siamo orgogliosi di avere le squadre, ci segue passo passo. Tra l'altro vorrei puntualizzare sì? che la scelta dei nostri terreni, Regal Truffle, ovviamente guidata dal prof, è sì. veramente ai massimi livelli, siamo sì. in una zona fortemente vocata alla coltivazione del tartufo nero pregiato, siamo in zona dell'Aquila, per l'esattezza Villa Sant'Angelo, vicino ai Grotti di Stiffe, nella zona dell'Aquilano. Sì. La scelta delle piante è assolutamente scientificamente guidata, per cui al top, e la cultura che il professore ci suggerisce di adottare è gold standard. Per cui questa è la Regal Truffle, questo è il livello con il quale ci piace lavorare. Ma guarda, mi sento che queste piantine cresceranno con un amore incredibile, perché lo stiamo diffondendo e lo stiamo anche di conseguenza anche ricevendo, questa energia che secondo me arriverà in tutte le piantine della Regal Truffle per far crescere delle cose inestimabili. Tantissimi, un popolo di re, pensa un po' quanto è grande. Esatto, c'è un libro a tal proposito, The Secret, che ti insegna che essere positivi attira positività. Certo. Magari dirlo in questo momento non è così simpatico, però sì. parliamo di energia positiva. Energia, esatto, esatto, esatto. Non ci manca, quella non ci manca. Allora, ci dobbiamo lasciare perché il nostro tempo a disposizione è terminato. Un'ultima cosa, è partita, ho visto una confezione regalo bellissima con tutto i prodotti top del top del top di Regal Truffle. Come si fa ad avere il panettone, tutti i prodotti all'interno di questa di questo cesto, diciamo, chiamiamolo così, regalo, che veramente è di un prestigio meraviglioso? Sì, sicuramente un prodotto premium, luxury. Per sì. averlo è semplice, o ci scrivete direttamente alla nostra email, che è regaltruffle, lo dico così come si scrive, sì. @gmail.com, sì. o semplicemente anche con un WhatsApp ancora più immediato al 347 072 1273, e a questo punto risponderemo immediatamente. Certo. E naturalmente non dimenticate di seguire tutte le pagine social, quella ufficiale è solamente Regal Truffle su Facebook, la trovate con tutte le foto, tutti i partecipanti, tutti gli ospiti prestigiosi, tutti i collaboratori, gli chef, insomma trovate veramente di tutto. Grazie al dottor Di Valentino, e però in qualche modo Marco dobbiamo salutarci anche oggi. Sì, grazie Mariella, sempre gentilissima, grazie a tutti i radioascoltatori, buon pomeriggio. Grazie anche a voi per essere stati con noi, appuntamento a lunedì prossimo, così vi salutiamo e vi auguriamo buon Natale anche insieme alla Regal Truffle di Marco Di Valentino, e noi ci sentiamo sempre qui su Radio Dream on Fly. È Natale, ogni volta che sorridi, è Natale, ogni volta che speri in qualcosa di buono, è Natale, quando sei in nostra compagnia, auguri. Radio Dream on Fly.